Ragazzi, benvenuti in questo nuovo viaggio, in questo nuovo video. Oggi per voi, Cefalù. Abbiamo deciso di mostrarvi il paese di giorno con tutti i suoi monumenti e tutta la sua storia, ma di farvelo vedere anche di sera. Con le sue luci e i suoi colori. Quindi iniziamo subito il nostro trip. Andiamo! Cefalù è davvero un borgo a misura di turista. Guardate che cosa hanno predisposto a fianco ad ogni monumento. Ragazzi, alle mie spalle la cattedrale di Cefalù. Pensate, per farvi capire il valore storico di questo posto, che insieme alla cattedrale di Monreale è stata dichiarata patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è perfettamente conservata, quindi merita di essere visitata. Close your eyes with me. Ragazzi, qui siamo nel chiostro, che per i medievali significava paradiso. È contornato da tutti dei capitelli con uno specifico significato. Il chiostro è diviso in quattro giardini. Il giardino dell'Apocalisse con la palma da dattero, il giardino di Genesi con l'albero di fico selvatico, il giardino del Cantico dei Cantici con l'albero di melograno selvatico e infine il giardino del Vangelo con l'albero dell'ulivo selvatico. Veramente, avete visto, stavo anche cadendo. Mi sento come un cavaliere che sta percorrendo la sua strada per arrivare al castello. Non so se mai ci arriverò, ma vi dico che è una figata atomica. Ecco la spettacolare rocca di Cefalù. E come sempre noi vogliamo raccontarvi una leggenda, quella che narra del triste amore del piccolo pastorello Daphne, chiamato l'Orfeo siciliano. Venne accecato da un'infuriata Giunone per averne tradito la figlia e un pietoso dio Mercurio lo trasformò nell'imponente rocca che domina Cefalù e dalla quale prende il nome. Monday to Friday, real hard. Oh, come Saturday and Sunday, a time for
come promesso, Cefalù by Night. The next time I turn around, you'll have grown into a woman in a single bound. I hope I never take you for granted. Spending time with you is all that I wanted. But I'll go back to when you were small, burning all our favorite records on the CD-ROM. We were splitting headphones in a hammock to a soundtrack we could get lost in. Sing it with me. Sing it with me. And we'll go howling at the moon. It's no use living if you're already dead. Ragazzi, questo è l'antico lavatoio medievale, è un piccolo gioiellino di ingegneria idraulica. Questo che passa è il fiume Cefalino che sgorga dalla montagna e arriva direttamente al mare. Questo permetteva negli anni passati alle donne di poter venire qui a lavare i panni. Let the run down street lights be your stars. Let them know who we are. Let them shine for you. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head. Ragazzi, super ospite in questo video, la nostra famosissima amica, ma la conoscete già tutti, Irex ai Fornelli. Ciao! Sono lietissima di essere in compagnia qui con Manuela ed Alessandro, che sono ospiti nella mia Cefalù, nella mia Sicilia, diciamo meglio così. Abbiamo deciso di incontrarci per conoscerci meglio. Sì. E mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi in tantissimi al suo canale, chi ancora non è iscritto, perché tu hai tantissimi iscritti, quindi tantissimi, si fa per dire. Ma comunque comunque Irene è bravissima. Quindi mi raccomando, ragazzi, vi lasciamo il link qua sotto e mi vengono a trovare e vi farà vedere un sacco di ricette strepitose. Sì. Dall'antipasto al dolce, quindi per tutti i gusti. Quindi vi aspettiamo e vi mandiamo un grandissimo bacione. Ciao ragazzi, al prossimo video! Manu, io lo so perché sei così sorridente. Dillo ai nostri amici. Perché mi sembra di essere nel telefilm del commissario Montalbano.